Ciao a tutti ragazzi da Tash, benvenuti alla Casual Rece Breve. Il titolo che andremo a vedere oggi è Spider-Man per PS4. Scopriamo i 5 punti che mi hanno colpito. 1. Personaggio. Spider-Man è un personaggio che si prende poco sul serio. Sei ancora lì? C'è una rapina a pochi isolati. Spider-Cop in azione. Metà uomo, metà ragno. 100% poliziotto. Infatti, il suo alter ego, Peter Parker, è un ragazzo portato per la scienza. Sei in pessima forma, amico mio. Il circuito è bruciato. Accidenti. Se fossi stato presente al collaudo me ne sarei accorto. E la fotografia. Ma resta comunque un ragazzo. E quindi c'ha voglia di scherzare. Dominando dall'alto, Spider-Cop volge lo sguardo all'obiettivo. Un'altra torre di sorveglianza. Ma stai parlando in terza persona? No, certo che no! Il capo sottovalutava Spider-Cop. Quasi lo considerava una mina vagante. Immaginatevi voi a ritrovarvi con dei superpoteri e riuscire a mantenere la calma. Ho riflettuto, Yuri. Garantire l'ordine è un compito da giovani, ma Spider-Cop, ormai non è più un ragazzino. Dimmi che stai per dire quello che penso. Da oggi, Spider-Cop è ufficialmente in pensione. Oh, grazie a Dio, datemi da bere. Berremo tutti insieme stasera, Yuri, brindando all'infaticabile Spider-Cop. Yuri? Attento però, Peter. Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. 2. Acrobazie. Mi sono trovato a svolazzare tra i grattacieli di New York con una fisica, una dinamica, una grafica e una fluidità che mi hanno lasciato a bocca aperta, ragazzi. In giro per la città ci sono degli zagni da trovare. Wow, uno dei miei vecchi zaini del liceo. Ci avevo nascosto una microspia. Chissà quanti ce ne sono in giro per la città. E dentro questi zaini ci sono dei ricordi legati al vecchio Spider-Man o a Peter Parker quando era ancora più giovane. Alla fine la spalla è guarita. Saldare la parcella ha richiesto più tempo. Da cercare. 3. Combattimenti. Sto giocando a livello più alto e devo ammettere, mi hanno lasciato stecchito un sacco di volte. Hanno ucciso l'uomo ragno. I combattimenti sono veramente rapidi e sono basati su attacco col quadrato. Le ragnatele col triangolo. Le schivate con il cerchio. Le ragnatele da sparare con R1. E in più anche gli oggetti che si possono prendere con le ragnatele da lanciare addosso ai nemici con L1 e R1, i quali i nemici si dividono in diverse categorie che sono massicci, grossi, piccoli, armati, eccetera. E tutto questo in 20 secondi. In 20 secondi di combattimento, quindi ti puoi trovare veramente per terra in un attimo. Facendo le battaglie, lottando e portando a casa più combo possibili, noi possiamo accumulare adrenalina. Grazie a questa adrenalina noi possiamo recuperare l'energia premendo la freccia in giù. Quindi diciamo che più si è abili, più facile non morire. I combattimenti comunque restano spettacolari, avvincenti e sicuramente stimolanti per tutti quanti quei videogiocatori che si vogliono cimentare nel miglior modo nel gioco.
quindi giocate il gioco al massimo di difficoltà. 4. Free Roam. Siamo liberi di muoverci per la città a patto di liberare le varie aree. Abbiamo speso tutto per la sorveglianza Oscorp. Ne è valsa la pena, no? Sì, certo. Fino a un'ora fa. L'intera rete è collassata. Ogni quartiere, ogni torre. Cosa? Ci sono delle torri Oscorp in giro per la città e il nostro compito è quello di riallineare le frequenze. Facendo questo, noi possiamo così liberare le varie aree di New York. I cavi in entrata sono invertiti. Astuto. Per poter così poi trovare ed essere avvisati dalla polizia sui crimini che ci sono in atto. Abbiamo appena recuperato una torre, opera tua? Non sono solo carino, eh? Qualunque cosa tu abbia fatto, puoi ripeterla sulle altre torri? Certo, ma per tua informazione, per riparare una torre devo sincronizzarmi al sistema. I crimini sono molto importanti, quindi bisogna essere molto molto attenti. 5. Crescita del personaggio. Ormai, come molti titoli, anche questo titolo ha delle caratteristiche in perfetto stile gioco di ruolo. Devi salire di livello per acquisire quelle abilità. Infatti, in giro per la città, le varie torri Oscorp più i nostri sensi di ragno ci avviseranno dei vari crimini che ci sono. Qual è il nostro compito? Andare a fermare questi crimini, abbattere i criminali. Facendo questo, portiamo a casa punti esperienza. Accumulando punti esperienza, possiamo così salire di livello. Salendo di livello, sblocchiamo i punti abilità che ci possono e ci servono per sbloccare nuove mosse. La cassaforte, forza! Ehi ragazzi! No! Quindi è molto importante non lasciare i crimini impuniti. Mi raccomando. Ancora! Gente, dovreste riservare lo stesso impegno alla ricerca di un lavoro onesto. Questa, ragazzi, è la nostra casual recce breve. Per noi questo titolo vale 9,5 su 10. E voi? Cosa ne pensate? Lasciate un like qua sotto, commentate con il vostro voto e alla prossima!